E bentornati nel mio canale, se siete nuovi benvenuti, mi chiamo Giamma Cocca e faccio video su un sacco di cose. Quindi se ancora non l'avete fatto, assolutamente cliccate sul pulsante rosso con scritto iscriviti per restare connessi con me e con il mio mondo. Chissà se è ancora rosso questo pulsante, perché mi hanno detto che vabbè. E se fate clic anche sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Allora, faccio un video sull'insalata? Sì, sto facendo un video sull'insalata. Chi mi conosce sa che mangio insalata tutti i giorni, almeno due volte al giorno, perché è una delle mie cose preferite. Lo so che è lo stereotipo dei vegani che mangiano solo insalata, però a mia discolpa vi dico che io ho sempre mangiato insalata, pure prima di passare da vegetariana a vegana, ho sempre mangiato l'insalata prima di ogni pasto. Quindi, ho letto un po' i commenti sotto al mio video cosa mangio in una settimana vegan, se non l'avete visto ve lo metto qua o qua. Mi avete chiesto come conservo l'insalata sostanzialmente, perché effettivamente noi non utilizziamo l'insalata in busta a casa, perché per fortuna abito con mia nonna e c'ho la pazienza di lavarla. Ne lava grandi quantità ogni volta, così che per almeno due giorni si conserva e non la dobbiamo lavare così tutti i giorni. Devo dire però anche quando sono da sola me la lavo da sola, perché a volte capita periodi che sono a casa da sola e quindi me la lavo da sola. Però il fatto che abito con mia nonna ovviamente aiuta molto. Io vi dico anche la mia preferita è la Trocadero, è buonissima, cioè l'insalata più buona del mondo. Io mi piace anche il Songino quando capita, però quello siccome si trova più facilmente in busta e noi non compriamo l'insalata in busta, è proprio un'occasione rarissima quando magari sto a casa da sola un po' tanto tempo e mi rompo un po'. Però preferibilmente appunto la compriamo sempre da lavare, se riusciamo addirittura dai contadini, quando siamo nelle Marche è più facile, quando siamo a Napoli è un po' meno facile. Quindi vabbè, la laviamo. Allora, ecco qua l'insalata che abbiamo comprato. Noi di solito prendiamo questa, che è la nostra preferita, a volte dal contadino e a volte al supermercato. Quindi Ninni, che fai tu? La tagli? La metti tutta in tarappa? Sì. La asciughiamo per bene con la centrifughina bellina e poi quello che fa mia nonna è quella di metterla in un panno che all'inizio era un panno abbastanza normale, poi però le quantità sono aumentate perché all'inizio ne mangiavo io così tanta, poi ho iniziato a mangiarla pure lei così tanta e poi papà. Eppure a volte quando vengono le mie amiche, insomma, ne mangiamo tanta e quindi questo panno è diventato una tovaglia. Quindi sostanzialmente mette tutta questa insalata asciugata nella tovaglia e poi la chiudiamo con degli elastici, la teniamo in frigo così che all'occorrenza la tiriamo fuori e dobbiamo soltanto spezzettarla nel piatto. Ora, ci sono un po' di varianti su come io mi faccio l'insalata, anche se a me, cioè basta che mi dai insalata e pomodori, io sono felice. E attualmente stiamo utilizzando ancora i pomodori nostri, che sono quelli gialli fuori e rossini dentro, che sono la varietà invernale che abbiamo nel nostro orto nelle Marche. E quindi insalata, ovviamente pomodori, basico. Poi dipende se ci sono le olive taggiasche sono le mie preferite. E poi il trucco e la cosa per cui veniamo riconosciuti è che abbiamo l'abitudine, questa cosa l'ho imparata da mia mamma, abbiamo l'abitudine di mettere i cornflakes, i cereali, quindi semplicemente il mais, cornflakes che si mette nel latte, noi lo mettiamo nell'insalata e l'insalata diventa così buona perché questi cereali si impregnano di condimento. Lo so che mi darete della pazza, ma fidatevi, perché anche la gente quando viene a casa, ah, ma metti i cornflakes nell'insalata, poi assaggiano e gli piace tantissimo. Quindi questo è il nostro segreto, non li mettiamo sempre, però capita che li mettiamo, a parte quando magari ceniamo con un'insalata, buono buono. Quindi mettiamo i cornflakes, le olive taggiasche, a volte anche i pomodori secchi, io li adoro. Se abbiamo tutta questa voglia ci grattugiamo anche le carote. A volte, se ho voglia di fare un po' così, utilizzo, avete presente i fogli per fare il sushi, quindi questi fogli di alghe? Ok, li utilizzo come fossero tipo una piadina, quindi li metto così, ci metto l'insalata sopra, li avvolgo e mi mangio l'insalata così e a me piace tantissimo. In che altro modo mangio l'insalata? Poi dipende, quando sono a casa, questo è il mio modo di mangiare l'insalata, non è che ci aggiungo chissà quante cose. E condisco con olio e limone.
Invece quando siamo a fare i soggiorni igienisti, lì c'è molta più scelta perché ovviamente la facciamo per le altre persone, quindi ogni volta c'è molta più scelta, quindi ci sono anche ad esempio i finocchi con le mele che nonna fa, che vanno sempre a ruba, i funghi, oppure le carote grattugiate che ci sono sempre, e poi li condisco sempre con le salsine, quindi la salsina magica cocca che vi ho fatto il video. Questo è insomma io e la mia insalata, una storia d'amore che va avanti dal mille, vabbè. E in quest'altro video, alla fine, gli ultimi 10 minuti se non sbaglio, vi spiego i motivi per cui io mangio l'insalata sempre prima dei pasti e anche prima di uscire. E fatemi sapere invece qual è il vostro modo preferito di condire l'insalata, qual è la vostra propria ricetta. Yeah, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!